al Salone del Grano i premiati del CONI stasera. Cosa ci puoi raccontare? Beh, intanto bentornati a tutti, perché è dal 2019 che proprio manchiamo qui da questo salone. Ritrovare gli sportivi vuol dire, insomma, dai, cominciare un pochino a ingranare. Certo, lo sport negli ultimi 2 anni ha dimostrato di essere assolutamente al passo coi tempi, perché non è stata facile per lo sport, però lo sport è organizzato per riuscire a stare in piedi e riuscire a fare anche bene le cose. Quindi, diciamo, questa sera abbiamo un po' di premiati che sono le eccellenze del CONI per le stelle e le medaglie al valore che esprime da diversi anni, però l'altra cosa è aver ritrovato anche un pochino l'amicizia e la comunità anche con gli amici di presidenti di federazione ed enti di promozione sportiva. Un sacco di dirigenti e un sacco di giovani oggi. Sì, i giovani sono un po' la parte nostra, cioè dove abbiamo l'amore e dove abbiamo anche la progettualità che possiamo mettere in piedi. E mi ha fatto anche piacere avere anche diverse autorità che hanno voluto essere presenti con noi, e quindi, insomma, speriamo veramente che sia una delle tante cose che riusciremo a rifare nei prossimi mesi. Presidente, questa sera verranno consegnate le onorificenze del CONI allo sport. Cosa ci può raccontare? Ma quello che volete, ma comincio così. Intanto le chiamiamo benemerenze, ma che spesso si chiamano premiazioni, non sono una premiazione, ma sono delle cerimonie in cui, virgolette, onoriamo chi ha onorato lo sport. È un dovere per il mondo dello sport tenere conto di chi c'è stato, di chi c'è e di chi ci sarà, cioè delle grandi figure che illustrano lo sport, le nostre eccellenze. L'abbiamo fatto a Padova il 29 settembre con presidente Malagò per le onorificenze di secondo e terzo grado, l'argento e gli ori che abbiamo consegnato al Palazzo della Ragione. Adesso, a livello delle singole province, facciamo quelle provinciali in cui recuperiamo gli argenti e ori non consegnati in quell'occasione, ma soprattutto onoriamo, come dicevo prima, le figure tecnici, allenatori, presidenti, dirigenti e soprattutto atleti, che sono la nostra materia viva, che hanno illustrato lo sport negli anni, perché purtroppo abbiamo saltato un anno e mezzo. Negli anni sono le benemerenze relative al 2019. Ci sono un sacco di ragazzi presenti oggi, un sacco di atleti. Gli atleti sono presenti a volte fisicamente, a volte teoricamente, perché la quota parte di assenze sono molto spesso dalla parte degli atleti impegnati in manifestazioni, allenamenti, college, eccetera, eccetera, però molti ce ne sono, mentre le presenze massicce sono quelle dei dirigenti, naturalmente.